Ciao a tutti amici di Marvel Sfida dei Campioni, ben ritrovati, eccoci qua. Prossimo eroe sul quale voglio fare la recensione è la nostra Scarlet Witch. Perché Scarlet Witch ultimamente c'è stato molto da dire su di lei dopo l'aggiornamento della campagna. Infatti Scarlet Witch non è più come prima se prima era una dea mostruosa, adesso è una mezza dea, neanche più tanto mostruosa, perché è stata diminuita tantissimo la rigenerazione, è stato diminuito tantissimo lo stordimento. Infatti, come vedrete tra poco, lascia un pochino a desiderare. Io l'ho voluta lasciare comunque alta, perché ormai che volete che vi dica, mi ci sono affezionato e comunque fa i suoi bei danni, soprattutto con l'attacco speciale 2. Però ecco, devono essere attive delle diverse combinazioni, perché sennò altrimenti non ne vale proprio la pena. E come avete visto, la 4 stelle a livello 41, mentre la 3 stelle a livello 48, un pochino più alto. Il velo della fortuna infatti è 74,13%, mentre per la Scarlet 4 stelle il velo della fortuna livello 41 è a 71,76%. Voglio infatti provare prima con la Scarlet 3 stelle per farvi vedere un po' la differenza di potenza di queste, ho sbagliato bottone, di queste due streghe. Andiamo nel nostro bel reamino delle leggende. Per aiutare un po' Scarlet farò un team critico, e un buon team critico che possiedo è questo Daredevil classico, Capitan America classico, Iron Man superiore potenziato da poco e Iron Man normale che mi sto accingendo a potenziare. Eccolo qui. Leviamo la pulce. Ecco qui, vedete i rating critici, 2 con Capitan America grazie Iron Man superiore, poi abbiamo il rating critico, quoziente critico, e poi ci sarebbe stato un altro quoziente critico contro, però contro non ce l'ho, quindi andiamo tac e mettiamo la nostra Scarlet 3 stelle. Ecco qui. Ok, bla 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 bla. Reame della gente è ottimo per testare i vostri campioni, veramente è eccezionale. Solo che potete fare sempre solo con soltanto l'inverno, perché ci vuole un po' troppo per uccidere o trovarlo con un altro eroe. Comunque, vediamo che cosa combina Scarlet. Come vedete, parando in guardia alta o anche con la parata, Scarlet, come molti altri eroi, ricevono tantissimi danni. Avete visto, ha fatto uno stordimento durato pochissimo, 1140 punti con furia attiva, un po' poco. Schiviamo, proseguiamo. Insomma, il velo della fortuna è alto, ma qui non vedo niente, uno stordimento solo. Ecco, è partito il danno critico. Questo fa malissimo, anche se parate. Mentre vi ricordo che con Daredevil classico lo schivate. Ecco, ora ottimo tutte e due. Critico e furia. Un bel po' di punti, però è in 3 stelle, no. Facciamo così. Ecco qua. Scarlet 4 stelle, vediamo la differenza. Rigenera. Già Scarlet 4 stelle sta rigenerando. Ancora Scarlet 4 stelle, ho fatto un sunto dei combattimenti. Di nuovo la rigenerazione. Ho subito qualche danno, infatti come avete visto il mio contatore combo si è azzerato. Vediamo un po', già 2 rigenerazioni. Non è male. Ora gli faccio la mossa speciale 2, vediamo
stordimento. Caspita, con furia attiva 10.000 punti, buona. Doppio stordimento ancora. Bisogna avere l'occhio veloce. 1.500, 1.500, ottimo. C'è doppia furia, 1.900. Ecco, hanno aumentato furia. Hanno alzato furia, hanno abbassato stordimento. Furia mi sa che neanche ce l'aveva prima Scarlet. 3 furia. Qui purtroppo lo subiamo. Vediamo se riesco a fare un attacco speciale 2 con furia attivo, magari per vedere. 4.000 punti. Attacco speciale 1, furia ancora attivo. Stordimento, rigenerazione. Questo si schiva, via. Doppia rigenerazione, che è successo? dai che vale la pena comunque mantenere Scarlet potente. 5.000 con mossa speciale 2. Critico attivo. Vediamo, 3.000 punti. Prima era più forte, Stordimento partiva quasi sempre. Queste due pizze. Dicevo, stordimento partiva prima a manetta quasi sempre e rigenerazione uguale. Era fantastico. Era da stupo. Scarlet mi fa girare la testa. Dai un po'. Stordimento. Vai così, grande Scarlet. Stordimento ancora, rigenerazione. Boom, 21.000 punti. Con doppio furia e doppio critico. Meravigliosa. Ottimo direi. Bella. Questa è Scarlet di una volta. Bravo. Andiamo avanti. Ecco qui contro di Magic. Critico e furia attivi. Occhio al limbo. È inutile colpire quando Magic è al limbo perché si rifà tutto. Quindi vi fermate, aspettate e poi attaccate di nuovo. Perché adora Magic, a me non piace per niente. Boom, 9.000 punti con furia attiva. Buono. Molto buono. Ora contro Capitan Marvel. Stordimento, ancora buono. E ok. Va bene, allora la mia recensione di Scarlet finisce qui. Spero vi sia piaciuta. Come avete visto è stata depotenziata parecchio, però ne vale ancora la pena tenerla alta e portarla in missioni, guerra, dove più preferite. Ci vediamo nella prossima recensione. Mi raccomando, mettete like, condividete, seguitemi e insieme come al solito ne vedremo delle belle, come per esempio lo Scarlet. Guardate che roba, ammazza, però belle rotonde ce l'ha. Ciao ragazzi, al prossimo video!